La sindrome dell'orso miofasciale è una sindrome comunissima, prevalentemente nel sesso femminile, ed è un dolore, diciamo, di natura cronica che i pazienti lamentano come quasi insopportabile. Questo dolore è legato alla presenza nell'ambito del ventre muscolare delle zone che sono ipersensibili al dolore, che si chiamano appunto trigger point, che determinano a loro volta poi la comparsa di una contrattura muscolare del muscolo circostante. La terapia normalmente prevede l'utilizzo di diverse tecniche fisioterapiche che andranno a stimolare appunto il trigger point per ridurre la contrattura del muscolo e il dolore. Fino adesso nessuno aveva mai pensato alla possibilità di utilizzare appunto le onde d'urto. Abbiamo applicato la terapia ad onde d'urto mista, cioè che utilizza sia onde d'urto focalizzate che onde d'urto defocalizzate che onde d'urto radiali nel trattamento di questa patologia, andando a sfruttare praticamente quelli che sono gli effetti di ognuno di questi tipi diversi di onde d'urto nel trattamento della sindrome miofasciale. L'indicazione al trattamento con le onde d'urto della sindrome miofasciale è qualcosa di molto recente. Abbiamo riscontrato che c'è una importante riduzione del dolore statisticamente significativa e che ci sono anche delle ripercussioni sulla fatica e sul sonno, cioè l'insonnia, che sono due delle complicanze principali che questi pazienti sviluppano, per cui sicuramente è una terapia molto promettente, anche se è necessario ovviamente approfondire lo studio con ulteriori, diciamo, studi clinici.